Ciao a tutti e bentornati alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 6 al 12 di maggio 2024. Non c'è nessuna variazione per quanto riguarda la posizione dei pianeti veloci nei segni zodiacali. Quindi Marte e Mercurio restano in Ariete, ma Mercurio, ricordiamoci, non è più retrogrado, e Venere resta nel segno del Toro, esattamente come si trovavano già la settimana scorsa. C'è anche però la Luna Nuova, l'8 maggio, a 18 gradi del segno del Toro. Intanto Plutone diventa retrogrado. È normale che un pianeta lentissimo come Plutone sia retrogrado fino a 6 mesi l'anno. Questo però che cosa significa? Che chi l'avrà sollecitante in questo 2024 ne ha già almeno avuto un piccolo assaggio. 12° posto per l'Acquario. Tutta la tua storica voglia di fare festa e invitare gente anche per la prima colazione, caffè latte e TG con le notizie, è proprio evaporata via. Adesso ti inventi chiamate a rapporto del capo all'ultimo minuto anche soltanto per evitare l'aperitivo del venerdì sera. Sarai mica malato, Acquario. Forse è solo colpa di Giove e Venere a sfavore. All'11° posto c'è lo Scorpione. Hai la stessa fiducia nelle persone che ti circondano che riservi al venditore porta a porta che ti giura che la sua è la tariffa luce e gas migliore sul mercato. Sei così sospettoso, Scorpione, che il tuo partner dovrà mandarti dei selfie geolocalizzati per non sentirti brontolare. Un agente segreto la fa più facile di te. 10ª posizione per la Bilancia. Ti senti un po' come un bulldog francese, di quelli che a vederli sembrano appena usciti da un incontro di box, vittoriosi tra l'altro, e ancora hanno un po' di incazzatura da sfogare. Ma poi si sa, sono degli innocui cucciolotti di taglia media. Ecco, tu, Bilancia, sei proprio così. 9ª posizione per i Pesci. Se nonostante tutti i tuoi buonissimi propositi di coppia e anche di lucidità personale ti ho piazzato qui al 9° posto, caro pesciolone, è soltanto perché con questo Saturno nel tuo segno zodiacale, che ti pesa come lo zaino da trekking per il giro del mondo, in effetti potrai risultare decisamente meno simpatico e meno socievole, ma non si può mica avere tutto. 8° posto per i Gemelli. Sembra proprio che io abbia delle preferenze, caro Gemelli, come la prof del liceo. In effetti potevo spostarti un pochetto più in su, ma non c'era più spazio. Sei arrivato tardi e ti becchi il primo banco. Sarà che questo Saturno ancora contro ti fa sentire solo soletto come il broccolo che avevi comperato in vista della dieta, ma che è rimasto lì a ingiallire nel frigorifero. 7ª posizione per il Cancro. L'amore torna a riscaldare il tuo cuoricino, ma tu rimani bollente come l'aria calda del phon, quello comune alla piscina comunale. Cioè il vero calore, caro Cancro, è proprio tutta un'altra storia. Ti senti così teso che il respiro non va più in giù del reggiseno, alla faccia delle raccomandazioni della mindfulness di respirare col diaframma. Va così. Alla 6ª postazione troviamo il Capricorno. Che sia ben chiaro che tutto quello che è tuo non si tocca. Sei più agguerrito di un cane maremmano abruzzese a guardia del suo gregge di pecore, perché adesso che il tuo cuoricino ha ricominciato a richiedere baci e coccole, non hai alcuna intenzione né di condividerle né di doverle elemosinare. Ti si baci senza fare storie. 5° posto per la Vergine. Senti proprio che l'universo ti sta tendendo una mano, mettendo i cartelli e anche dei punti ristoro muniti di macchinette, quelle per le merendine, che accettano anche il bancomat. Ma cosa vuoi di più, Vergine? Insomma, c'è Saturno contro e va bene, ma anche l'universo in buona. Bilancia. Al 4° posto il Leone. Sei un po' stronzetto e qualcuno te lo doveva dire, caro leoncino. Nulla di personale però, si intende. Solo che se Marte ti vuole focoso come la stirella, in compenso c'è Venere che non ha alcuna intenzione di farti dire e manco pensare delle cose carine. Sexy ma schivo. Al 3° posto il Sagittario. Sei godurioso come la scarpetta di pane fresco nella pentola del ragù. E te ne freghi dell'etichetta pure se dovessi macchiarti la camicia. D'altronde, quando la passione chiama, come adesso succede, non è che si possa stare attenti a non stropicciarsi troppo, no, Sagittario? Vai! 2° posto per il Toro. Sei fico come l'upgrade in business, quando proprio non hai fatto nulla per meritartelo. Ma questa settimana sarà proprio così. Tu stai fermo e l'amore in ogni sua forma ti piove addosso come l'acqua dal balcone di sopra quando la vicina annaffia le primule. E al 1° posto nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana, l'Ariete. Ti senti potente ed energico come un razzo della NASA e tu non hai certo intenzione di fermarti sulla Luna. Punti a Marte e ritorno, tutto in giornata. Hai così tanta voglia di fare, Ariete, con Marte, il tuo pianeta preferito proprio nel tuo segno zodiacale, che scegli soltanto delle palestre aperte H24. Ci vediamo sempre qui, anche la settimana prossima, con la classifica dei segni più fortunati. Ciao!